Da San Martino Buon Albergo, il report sul blocco di Eurospin qui a Verona. 35 lavoratori lasciati a casa sui cancelli e a seguito del cambio di appalto in cui l'appaltatore Roll, che gestisce questo magazzino da anni, ha deciso di assumere direttamente tutti i lavoratori per ovviamente usufruire degli sconti fiscali e dei benefici del Jobs Act. Ai lavoratori iscritti alla DL Cobas, che sono 35, è stato proposto un contratto di 3 mesi, loro vengono da un contratto a tempo determinato e mediamente hanno un'anzianità di 7-8 anni, a condizioni peraltro poco chiare, e quindi i lavoratori hanno rifiutato e da stamattina sono di fatto sulla strada. Stanno bloccando da stamattina alle 7 il magazzino, gli accessi sono tutti bloccati anche sulla tangenziale, ci sono 4 lavoratori sul tetto. La lotta ovviamente si ripete un po' come è successo al PRIX, speriamo in un esito per ora più rapido e aspettiamo comunque un incontro che dovrebbe venire a breve con la dirigenza. Certo è che quello che noi chiederemo e vogliamo ottenere è il ripristino assoluto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia pure sotto il nuovo appaltatore. Altre soluzioni non sono prese in considerazione perché il dilagare di queste iniziative da parte di aziende in cui si cerca di buttare letteralmente fuori con la violenza lavoratori di anzianità per far posto a nuovi lavoratori che possano accedere agli sconti e agli sgravi fiscali, qui si parla di 1 milione di euro complessivamente, è il vero motivo per cui avvengono queste cose ed è il vero motivo in realtà del presunto successo del Jobs Act. Licenziare chi ha un contratto stabile e assumere in forme precarie e defiscalizzate.